Buongiorno e buona domenica a tutti dallo chef Andrea Finocchiaro. Oggi per la rubrica Sapori e Tradizione presenteremo il piatto couscous di pesce. Ingredienti per 4 persone: 300 g di couscous, 300 g di miso mare, un pomodoro, una zucchina, uno spicchio di aglio, prezzemolo, basilico, olio extravergine d'oliva e curry powder. Iniziamo a cucinare il nostro couscous. Mettiamo all'interno di una nostra padella couscous secco e aggiungiamo un quantitativo pari al couscous. Dunque, se utilizziamo 200 g di couscous, metteremo circa 200 g di acqua e lo faremo cuocere a fuoco lento con coperchio per qualche minuto. Appena vediamo che il liquido è del tutto assorbito, spegniamo e facciamo riposare per circa 15 minuti con un coperchio. Nel frattempo che il couscous sta per riposare, aggiungiamo all'interno di una padella dell'olio extravergine d'oliva e uno spicchio di aglio in camicia e facciamolo rosolare. Aggiungiamo il nostro soffritto di aglio, del pomodoro fresco tagliato a cubetti e subito dopo il nostro misto mare. Possiamo utilizzarlo sia fresco che surgelato. All'interno abbiamo cozze, calamari, gamberetti, seppioline e polpo. Facciamo cuocere il tutto pian piano e aggiungiamo un po' di acqua salata. Quarti di cottura aggiungiamo all'interno del nostro sughetto delle zucchine tagliate a rondelle e continuiamo a cuocere per altri 5 minuti. Nel frattempo prendiamo il nostro couscous, che già è freddo, e iniziamolo a sgranare con una forchetta, fino a quando tutti i chicchi saranno separati. Aggiungiamo all'interno del curry a piacimento e continuiamo a mescolare. Magari aiutandoci anche con delle mani, iniziamo a sgranarlo in questa maniera e aggiungiamo infine un po' d'olio extravergine d'oliva e riserviamolo da parte. Il nostro sughetto è pronto. Togliamo il nostro spicchio di aglio, abbassiamo il fuoco e aggiungiamo il nostro couscous. Copriamo il tutto, completare con un trito di prezzemolo e basilico fresco. Procediamo adesso ad impiattare il nostro couscous, lo metteremo all'interno del nostro piatto fondo, aggiungeremo una fogliolina di basilico per decorazione, possiamo tranquillamente giostrare e decorare con un poco di curry in polvere e un filo di olio extravergine d'oliva crudo. Il piatto è servito!